Benvenuti a Match Music, siamo sempre a Dance Corner e oggi nella nostra redazione musicale è passato a trovarci un ospite, con me c'è Luca Agnelli. Ciao, ciao, come Luca, stai? Benissimo. Alla grande. Mi fa molto piacere che sei passato da Milano. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente, sei venuto a trovarci. Sì. Luca, come ogni volta che ho un ospite qui, devo iniziare nello stesso modo, perciò ti devo fare la domanda di rito: chi è Luca Agnelli? Prima di sapere poi tutto quello che fa. Luca Agnelli, adesso soprattutto sono un babbo, alla grande. Impegno grandissimo, però una soddisfazione incredibile e è la cosa più importante in questo momento. Poi vabbè, sono un DJ, un produttore e questo lo sai già. E forse lo sanno anche loro. Direi. Luca, come sei diventato Luca Agnelli? Perciò come ti sei avvicinato a questa professione? Io ho cominciato quando avevo 15 anni più o meno e penso un po' come tutti per la passione per la musica, la discoteca, e ho cominciato con le prime feste magari delle scuole, le prime domeniche pomeriggio nei club e poi piano piano, anno dopo anno, locale dopo locale, eccoci qua. La strada è ancora lunga, perché io credo sempre che si possa sempre migliorare e far sempre di più. Quindi siamo sempre in crescita. Tra l'altro, locale dopo locale, io te lo dicevo anche fuori dall'intervista, ma quanti locali? Vabbè, sai, sono tanti anni che lavoro, quindi veramente, ne ho fatti abbastanza. Complimenti, vuol dire che piace un casino, perché ma tutta Italia, all'estero, c'è un locale dove ti senti più legato comunque? Sai, io sono legatissimo, sì, mi sento proprio a casa quando vado in Puglia al Guendalina. È il locale, diciamo, è la mia casa e sono particolarmente legato alla gente, agli organizzatori, alla proprietà, perché quello che trovo laggiù non lo trovo spesso da altre parti. C'è un'atmosfera e un clima unico che solo lì riesco a trovare. Infatti il mio autore, parlando, mi fa: guarda, il Guendalina secondo me c'è un feeling particolare tra sì, di loro. È incredibile, è una cosa che si è creata da un po' di anni e adesso è diventato un appuntamento per me e anche per la gente veramente unico. Perciò tutte le estati al Guendalina. Sì, io vi faccio le mie due date estive a giugno e ad agosto e quindi le aspetto con ansia. Mentre al momento di residenza o comunque degli appuntamenti fissi hai... Ho un progetto che abbiamo cominciato un paio di mesi fa con il Kama Kama, dove ho una residenza mensile e poi il resto delle serate giro un po' di qua, un po' di là. Perché tu sei toscano. Io sono toscano, Arezzo. Ah. Okay. Nato ad Arezzo, però adesso vivo nel Mugello. Ah, benissimo. Sei vicino Firenze? Sì, vicino Firenze. Perciò il fatto di essere cresciuto ad Arezzo, questa è un po' una domanda che faccio un po' a tutti quelli che sono cresciuti fuori dalle metropolitane. Mm-hmm. Ti ha aiutato o ti ha un po' svantaggiato in quello che è stato poi la tua carriera? Ma aiutare non credo, assolutamente. Poi, anche perché quando ho cominciato io la situazione era... Non c'era internet. Non c'era internet, non c'era tutto questo discorso delle produzioni legate ai DJ che suonano grazie al disco che hanno prodotto, quindi tu lo puoi avere anche prodotto nel paesino più remoto. Certo. Quindi era importante, se uno nasceva a Riccione era più fortunato che nascere ad Arezzo e questo è una cosa normale, però piano piano dal club più piccolo a quello un po' più grande, alla provincia accanto, al mare vicino, abbiamo fatto i nostri passi. E che passi, complimenti a Luca Agnelli, veramente. Erano le prime indiscrezioni di Luca Agnelli, noi non lo facciamo scappare perché voglio parlare della sua etichetta, delle sue produzioni, dei suoi DJ set, di tutto. Voi rimanete qui a Match Music.